Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo le migliori 5 scarpe per il winter running, ovvero per correre sulla neve, ovvero le scarpe migliori con ghetta e senza per evitare di bagnarci il piede e correre al caldo. La prima calzatura di cui parliamo sono queste scarpe Rebel Run Calibra G. Partendo dalla suola, loro hanno una suola presa, in particolare quella più grippante della famiglia presa e anche un tassello da 5 mm che le garantisce un'ottima suola. L'intersuola è mediamente reattivo, diciamo che è un'ottima scarpa per fare delle distanze medio-brevi, 25-30 km al massimo. Una peculiarità che mi era piaciuta molto era il boa per la chiusura, perché essendo un boa LI2 ci permetteva sia di chiuderlo millimetricamente, ma anche girando nel senso opposto di aprire millimetricamente la calzatura. Per quanto riguarda la membrana, qui abbiamo una Polartec Windblock che lavora molto molto bene, e tutta la parte superiore della ghetta era chiusa veramente in modo egregio. La neve non entrava nemmeno dalla parte superiore ed è una scarpa consigliata soprattutto per chi è magari un peso medio leggero, corre veloce e appunto ha bisogno di una scarpa anche abbastanza termica. Passando invece alle La Sportiva Cyclone Cross, la loro suola è una Friction White, la più grippante di casa La Sportiva, con anche loro un tassello bello alto, bello grippante, che dà un ottimo grip soprattutto su neve. Per quanto riguarda l'intersuola, lei è un pochino più morbida rispetto alle Calibra che abbiamo visto prima, una suola ben reattiva e anche lei pensata per fare delle distanze abbastanza brevi. Per quanto riguarda poi il tallone, lei è anche un inserto stabilizzatore se dovessimo fare un qualcosa di tecnico. La chiusura è fatta sempre con un boa, in questo caso LI1, quindi un boa che possiamo solamente stringere. Membrana Gore-Tex che ne evita l'ingresso dell'acqua, anche se la parte superiore non mi aveva convinto tantissimo, perché se si aveva una caviglia particolarmente stretta c'era il rischio che entrasse la neve dall'alto. Per quanto riguarda poi l'utilizzabilità, anche lei consigliata per persone medio-leggere che corrono anche ad alte performance e per quanto riguarda le distanze, come dicevo, 25-30 km al massimo. La terza che vediamo sono le Merrell Agility Peak 5.0. Suola Vibram Mega Grip Traction Lug con anche loro 5 mm di tassello, un'ottima suola da questo punto di vista. L'intersuola in questo caso è veramente molto ammortizzante, se con le altre due abbiamo detto 30 km massimo, con questa ci si può fare anche un 50, 70, 100 km senza nessun problema. È un'intersuola molto ammortizzante, ideale anche per persone più pesanti che corrono anche ad un passo non troppo veloce. Ghetta superiore fatta veramente molto molto bene, la lacciatura all'interno è fatta con un sistema quick lace che stringe bene, ma diciamo che ci fa un po' tribolare alle prime uscite perché dovremo trovare il settaggio corretto. Se siete delle persone pesanti che corrono ma corrono a dei ritmi abbastanza lenti, sicuramente queste MRL sono l'ideale. Quarta calzatura, questa è Salomon Winter Cross Spike. Suola Contagrip di casa Salomon, la particolarità è che questa suola è chiodata, infatti questa suola presenta dei chiodi ideali per correre su ghiaccio, situazioni dove la neve è particolarmente ghiacciata e via dicendo. Questa è Salomon Winter Cross, attenzione perché se le altre calzature potreste utilizzarle anche su delle strade bianche, comunque sentieri di fondovalle, diciamo che questa invece è particolarmente sconsigliata in quegli ambiti perché avendo questa ramponatura, se la utilizzate su un terreno duro l'andrete a rompere. Energy Foam per quanto riguarda l'intersuola, anche lei è pensata per delle distanze massimo su 25-30 km, un'ottima ghetta nella parte superiore che però anche lei, attenzione che se avete una caviglia stretta potrebbe far entrare un pochino di neve dal collare. Anche qua per quanto riguarda la chiusura, sistema Quick Lace. Sì, si riesce a regolare semplicemente l'allacciatura, però non è come dei lacci o come magari un boa che abbiamo visto prima. Per quanto riguarda l'utilizzabilità, 25-30 km, persone medio leggere, soprattutto che corrono magari a dei ritmi abbastanza alti. Infine parliamo delle The North Face Infinite 2 Future Light. Questa calzatura, iniziando dalla suola, ha una suola proprietaria di The North Face, comunque con un buon tassello e ben distribuito che gli dà un ottimo grip sia su fango che su tutto quello che è la neve. Intersuola abbastanza ammortizzante e ben reattivo, con questa scarpa potreste farci anche una 50 km senza tanti problemi. Non ha una ghetta come quelle di prima, ma una ghetta un pochino più piccola nella parte superiore per evitare l'ingresso sia di detriti che anche di eventuale fango. Membrana Future Light di The North Face,
L'ho messa all'interno di questo top 5 scarpe perché secondo me lei è l'ideale per quelle persone che magari trovano un po' di neve, non tantissima ad aver bisogno di una ghetta come quella di prima, ma magari hanno più bisogno di un bel grip sul fango e di una scarpa anche traspirante. Devo dire che loro sono pensate anche per chi va a dei ritmi un pochino più lenti, un pochino più pesante, ma soprattutto ha bisogno di ottima stabilità sul fango. E detto ciò ragazzi, queste sono le mie 5 top scarpe da winter running. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti che scarpe utilizzate per correre d'inverno e io nella speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!